Sì, è un bel complemento e poi detto dal nostro capitano è una cosa bella. Sì, lui lo dice perché sicuramente qualcosa ha visto, quindi è quello che sto cercando di fare, cercare di mettermi a disposizione dei miei compagni e sfruttare il mio forte che è la velocità. L'anno scorso il Bari Era ha il 3. cresciuto su voi, Sui insomma, tre. su Alvarez, sui gol di Barreto, su Andrade. Quest'anno per un motivo o per l'altro, quale dei tre è mancato di più? La verità mancava quasi tutta la squadra, perché non siamo stati tutti come l'anno scorso. Non solo Almirón, Barreto e io. Anche se noi fossimo stati bene, se gli altri compagni non stavano bene, era difficile. Non siamo noi. Forse non sarebbe Sì, stato. sicuramente se sì, fossimo stati bene al 100%, qualche cosa in più si poteva fare. Magari non dico che eravamo quelli che salvavamo la squadra, però davamo un grossissimo contributo, sì, stavamo meglio sicuramente tanto Almirón, come ha detto lui, Barreto e io. Barreto l'avevamo perso quasi per la metà del campionato, che era un giocatore importantissimo per noi perché ci segnava sempre. E Almirón, grande personalità nel centrocampo e poi la mia velocità è venuta a mancare tutte queste componenti e il campionato è diventato duro. Non so, mi sono fatto la domanda l'altra volta perché ci ho avuto parecchie volte problemi ai ginocchi che mi facevano male, forse per le stanchezze del campionato e in più andare a fare il mondiale. Non è una scusante questa sicuramente, però a volte uno si fa delle domande e vuole capire che cosa è successo. Può darsi che possa arrivare, sono arrivato stanco e non troppo brillante come l'anno scorso. Deve giocare quello che sta meglio, è quello che le può dare di più alle squadre. Io non mi faccio problemi se il mister mi mette in panchina e dopo devo entrare. In questo momento non possiamo stare a pensare se gioco o non gioco, se no alle squadre che deve vincere. Quindi se mi fanno giocare dall'inizio, bene, se no aspetto la mia opportunità e quando entro devo dare il massimo. Non possiamo pensare a queste cose, se sono titolare o no. E deve giocare quello che sta bene per il bene delle squadre. E quando entro in campo penso solo a cercare di fare le cose bene e dimenticare tutte le brutte cose che a volte ci girano intorno. E bisogna pensarla così perché siamo messi nei guai e dobbiamo essere concentrati al 100% nella partita. Già il mister ci sta dando delle idee dei movimenti che dobbiamo fare, quindi oggi si finisce di finire il lavoro tattico per la domenica.